Siamo in compagnia di Fabrizio Coniglio, presidente del Panathlon Club International di Mestre. Presidente, innanzitutto questa serata ospiti davvero speciali, come sempre del resto. Sì, il Panathlon di Mestre, devo dire, ha sempre un parterre de roi, come si suol dire, molto importante. Stasera specialmente, perché avremo un'icona del calcio, di qualche anno fa, però ancora attualissimo nei ricordi dei nostri soci, ed è Daniele Massaro. Special guest, e uso l'inglese non a caso, abbiamo anche il presidente vulcanico del Venezia, Giota Copina, che ci onora della sua presenza. Quindi sarà una serata all'insegna del ricordo, dell'attualità e sicuramente molto ben augurante, perché il Venezia, facendo i debiti scongiuri, con un punticino arriderà a traguardi luminosi. Come mai questo accostamento tra Venezia Football Club e Milan? Parlando di Daniele Massaro, ovviamente. Naturalmente noi pensiamo alle eccellenze. Daniele Massaro, con il suo passato meraviglioso, fatto di una costellazione di gol, di titoli che nemmeno ricordo tanti quanti sono, ben si sposa con chi vuole vincere. E da quello che a noi sembra, il presidente Giota Copina è fortemente orientato a portare il Venezia verso traguardi ambiziosi. Questo nostro Venezia, che risorge sempre un po' dalle ceneri come l'araba fenice, sembra che questa volta abbia un condottiero che abbia le idee chiare e quindi può trarre ispirazione anche da un campione come Daniele Massaro. Quali sono, diciamo, oltre naturalmente gli ospiti che abbiamo ampiamente illustrato, le chicche di questa serata? Beh, le chicche di questa serata sarà naturalmente il parlare del fair play, perché quando si parla di calcio si guarda sempre l'aspetto sportivo, ma viene in secondo ordine l'aspetto relativo al fair play. Sappiamo come la violenza negli stadi sia una drammatica realtà, risolta invece in Inghilterra, nei paesi nordici, quindi sentiremo anche dal presidente Tacopina come per esempio in America o in Inghilterra si è risolto questo dramma. Quindi sempre l'occhio rivolto al fair play. E parlando anche dei giocatori stessi, perché loro per primi devono dare il buon esempio, perché tutto ciò che fanno, soprattutto per i più giovani, è giusto, è sacrosanto e sono presi a dei veri e propri modelli, a degli esempi. Certo, ma noi non pensiamo solo ai giocatori, che sono ovviamente i testimonial o dovrebbero esserlo del fair play. Noi pensiamo anche ai genitori, quando accompagnano negli stadi anche i loro piccoli, gli esordienti, e si sentono veramente degli insulti, degli improperi, degli inviti alla violenza che ci fanno pensare che forse il calcio non stia benissimo. Quindi noi come Panathlon molto umilmente cerchiamo di dire ai genitori stessi: guardate che voi siete i primi testimonial, non solo i calciatori. In modo tale da far capire che i bambini devono innanzitutto divertirsi e poi, se viene fuori il campione, ben venga, altrimenti comunque il ragazzo deve, come ho detto prima, divertirsi e farsi, perché no, anche degli amici. Beh, lo sport è gioia. Io vengo dal mondo dell'atletica leggera, lì non fa nessuno panchina. Il calcio è diverso ovviamente e sta anche agli allenatori stessi far capire che è importante anche solo essere in panchina e non farli sentire come dei falliti, come purtroppo invece succede. Quindi soprattutto gioia e amore per lo sport. E che cosa dire ai genitori invece che vogliono che il proprio figlio sia il campione a tutti i costi? Noi stiamo pensando a una sorta di DASPO nei confronti dei genitori, quindi buttarli fuori dagli stadi, non farli più rientrare per un periodo, in analogia con quanto succede per i tifosi violenti, perché anche loro esercitano violenza. Ospite d'onore della serata del Panathlon Club International di Mestre è Daniele Massaro, ex campione di calcio, nonché ex pilota di rally. Innanzitutto, Daniele Massaro, quali sono i suoi ricordi legati all'attività che maggiormente lo ha contraddistinto negli anni, cioè il calcio? Beh, sono stati 20 anni di una lunga carriera. Fortunatamente sono riuscito a vincere delle cose importanti, essere al posto giusto al momento giusto con l'arrivo di Silvio Berlusconi, che comprò il Milan nell'86, e io fui uno dei primi acquisti, grazie a Adriano Galliani, che mi conosceva da quando avevo 14 anni, che mi ha preso da un oratorio di Monza.
e mi ha dato la possibilità di coronare un sogno che avevo da bambino, quello di vestire la maglia rossonera che è sempre stata la mia squadra. Lei è stato un giocatore molto duttile perché ha giocato in più ruoli, anche se poi quello che lo ha maggiormente contraddistinto è stato quello sicuramente offensivo di attaccante, grazie, lo ricordiamo, a Fabio Capello in particolare. Beh, diciamo che ho avuto da un'intuizione di Arrigo Sacchi, perché è lui che mi ha cambiato un pochino il mio ruolo, il mio modo di giocare. Dopo tanti confronti mi ha insegnato a giocare a calcio. Secondo me Arrigo Sacchi è stato il più grande insegnante di calcio, non solo ha fatto tanto per il Milan, ma ha fatto tanto per il calcio italiano, europeo e mondiale. Ha avuto la fortuna di mettere in pratica le sue idee, il suo lavoro, il suo studio con un gruppo straordinario che l'hanno seguito, e abbiamo ottenuto i 5 anni che è stato al Milan grandissimi successi, e poi Fabio Capello è stato bravo a continuare su quella strada. Lei dai sostenitori era soprannominato Provvidenza, le piaceva questo soprannome? Beh, sì, anche un po' di fortuna, però io soprattutto negli ultimi anni facevo della qualità e non della quantità la mia presenza, e cercavo di cambiare in qualsiasi momento fossi chiamato in causa qualcosa durante la partita. Sempre al momento giusto, al posto giusto, ho fatto anche dei gol importanti e la fortuna soprattutto negli ultimi anni di entrare, di essere decisivo. Ecco perché questo nickname che mi hanno dato, ma io lo facevo per la mia squadra e per i miei tifosi. Lei ha dei rimpianti piuttosto che dei rimorsi per quanto riguarda la sua carriera calcistica? Assolutamente no, rifarei tutto, prendendomi anche le responsabilità di tirare un calcio di rigore alla finale dei mondiali, anche se l'ho sbagliato. Non bisogna esaltarsi quando c'è una grande vittoria e non abbattersi quando, e questo è lo sport, quando c'è una sconfitta, ma pronti subito a rialzarsi per conseguire un altro successo. E questo è sicuramente un grande insegnamento da dare non solo ai tifosi, ma anche ai giovanissimi che si apprestano a praticare questo bellissimo sport. Per quanto riguarda invece il rally, come mai ha deciso di dedicarsi a questa attività, così sempre sportiva ovviamente, ma così diversa dal calcio? Ma perché è nata così, per promozione, visto che quell'anno lo sponsor della maglia era una casa automobilistica, e per marketing mi sono dedicato a questo sport. Io sono nato a Monza, andavo a vedere tutte le gare di velocità, sia di macchine che di moto, nel circuito di casa mia. Ce l'ho un po' nel sangue. Ho cominciato anche lì piano piano, imparando, tirando qualche bella botta, però nel mio piccolo sono riuscito anche a vincere 2 rally nel campionato italiano. Avevo sì una bella macchina, però se non hai il manico, come si dice in gergo, è difficile andare lontano. Certo, che cosa le ha lasciato questa esperienza, al di là dei titoli che lei ha appena detto di aver vinto? Io ho avuto la fortuna di fare quello che mi piaceva di più, e fare la cosa che ti piace è una grande libertà. Se poi ti piace quello che fai è una grande gioia, e mi sono reso conto quando ho smesso di giocare di aver fatto qualcosa di straordinario, di aver messo modestamente il mio nome nella storia di un grande club con tanti successi, ed è ancora bello oggi che la gente si ricordi dei grandi successi, di quello che abbiamo fatto per questo club. Lei è un personaggio sicuramente poliedrico, non solo perché, come abbiamo detto, si è dedicato a 2 sport completamente diversi, ma anche perché attualmente fa diverse attività non lontane affatto dal mondo dello sport. Anche se adesso, visto che non gioco più a calcetto con i miei amici, non faccio più rally, oddio,
ogni tanto mi diverto a fare qualche sgommata. Adesso fortunatamente c'è uno sport che mi ha preso tantissimo, che è il golf, e mi piace andare in giro con delle aziende, per esempio con Bosch. Abbiamo questo bellissimo progetto da un anno e mezzo che si chiama Allenarsi per il futuro, dove andiamo nelle scuole a parlare di scuola, lavoro e sport, cercando con la metafora dello sport di trasmettere a questi giovani una parola fondamentale in tutte le cose che si fa, passione. Un'ultima cosa, Daniele Massaro, il Milan quest'anno ha vissuto vicende alterne ed ora è arrivato Brocchi, il nuovo allenatore. Che cosa ne pensa? Ma sono scelte che fa la società. Diciamo che negli ultimi anni, forse cosa che non era successo negli altri anni, la scelta dell'allenatore non ha dato quei frutti che tutti si aspettavano. Adesso Brocchi, che è un ragazzo molto, molto preparato, ha fatto la gavetta, ha la possibilità di concludere un anno per cercare di entrare in Europa, che è il palcoscenico che questa squadra merita. Ha la possibilità di agguantare nelle ultime sei partite qualcosa di importante, e anche con la finale di Coppa Italia, sperando di mettere le basi l'anno prossimo per ritornare a essere protagonisti. Adesso il calcio negli Stati Uniti molto molto popolare, giusto? Daniele, parlo Daniele. Bravo Daniele, perfetto, popolare. Parla inglese meglio di mio. Io appiro next to you. Cambio tempo negli Stati Uniti, il calcio, the sport most played, molto giocato di giovanili negli Stati Uniti, più di baseball, più di football adesso, ma in la Liga MLS, la Liga 1, come si chiama, meglio adesso con Pirlo, con Giovinco, ma non uguale in Europa, non uguale anche in Italia. Per me loro guarda una squadra di Serie B, forse Serie B, non è possibile loro vincere la Serie A, non è possibile, non mai squadra, nessuna squadra, ma il tempo cambia, so I think the times are getting better, but for me, okay. Questo in inglese. For me, il calcio italiano is still one of the great opportunities in sport, because it's my third team. So sono in Roma 4 anni, vice presidente lì, presidente per Bologna per un anno e mezzo. Per me Venezia è una squadra, una società con potenziale alto di tutti. Ma the opportunity here is something special, because there's an incredible passion with the society, people in the city, for their soccer team, for their calcio teams. There's an incredible passion that we don't have in America for any team. And when I came here initially with the Roma project, it was very clear to me that there was an incredible passion and incredible fan base, but it was being neglected. The fan experience in calcio italiano was becoming low. Okay. But for me, I think we've started to change the model to a nuovo modello calcio italiano, un vecchio modello non troppo bene per i tifosi, non troppo bene per la società, non troppo bene per nessuno, ma anche qui il tempo cambia. I think there's a new model coming in, that's a revenue model. It creates a healthy business, and a healthy business creates a healthy team. Nell'ambito di questa serata conviviale organizzata dalla Panathlon International Club di Mestre, si parla anche di Ironman, e a tal proposito ne parliamo con il signor Riccardo Palma.
E con il signor? Simone Malascalchi. Innanzitutto, signor Riccardo Palma, in che cosa consiste dal punto di vista organizzativo quello che andremo ad assistere? Allora, è una gara di una complessità organizzativa notevole, perché si tratta di effettuare una frazione di nuoto di 3,8 km, una frazione di bicicletta di 180 km e alla fine una maratona completa, quindi ulteriori 40-41 km di corsa. La location scelta è stata Venezia per il suo appeal turistico, per il richiamo che esercita soprattutto sugli stranieri, sui praticanti di questa disciplina. Sarà una cosa molto spettacolare perché la partenza viene dal canale di Canareggio, quindi dalla zona di Venezia che si affaccia verso la terraferma. I concorrenti attraverseranno a nuoto tutto il canale che costeggia il Ponte della Libertà per riprendere terreno a San Giuliano. San Giuliano sarà la zona cambio, il cuore pulsante della manifestazione. Dopo aver nuotato indosseranno il casco, gli occhiali e quant'altro e saliranno in bicicletta per 3 giri di 60 km ciascuno. I giri si svolgono su strade interne per necessità logistiche di traffico e quant'altro e attraverseranno Quarto d'Altino, Monastier, Silea, quindi un percorso interno. Alla fine dei 180 km di corsa partono per 5 giri all'interno del Parco di San Giuliano per la maratona finale, quindi un grande happening, una grande festa dello sport. E tra i partecipanti ci sarà anche lei. E come si sta preparando dunque a questo percorso che, come ci ha detto il signor Palma, è molto, ma davvero molto impegnativo per questo Iron Man, che non a caso Iron Man, ricordiamo, significa uomo di ferro. Sì, la preparazione è lunga e impegnativa perché è quotidiana e quindi bisogna conciliare la preparazione con gli impegni del lavoro, con gli impegni della famiglia e bisogna farsi aiutare sicuramente dal tecnico della società e da chi l'ha già fatto prima, come qui presente Palma e tutti gli altri compagni di squadra. E si preparano le singole discipline e quindi si allenano le singole discipline, ma si fanno anche allenamenti combinati e dopo, mano a mano che i mesi di allenamento procedono, si scende anche in gara per testare l'effettivo livello della preparazione, per cui ci si mette dentro anche singole maratone piuttosto che singole gran fondo di ciclismo oppure gare di triathlon complete su distanza minore in previsione di arrivare alla data dell'evento pronti o comunque al meglio fisicamente. Quindi allenamento, dieta e quindi preparazione non solo atletica ma anche psicologica e facendo quadrare il tutto nella settimana lavorativa e familiare.